stupido tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico bomber o giacca che ho deciso di chiamare Foresta. Per poterla realizzare ho utilizzato il fantastico filato della DMC linea Pirouette XL, un nuovo gomitolone da 200 grammi che misura 300 metri ed è fantastico, guardate che sfumature. Il colore che ho usato io è il 1100, ma ci sono anche altri colori che io trovo veramente fantastici e voglio farveli vedere. Abbiamo questo che ha le tonalità che vanno anche un po' più sul celeste, veramente molto bello, o abbiamo questo che invece ha delle tonalità anche dell'arancione e anche del diciamo del non proprio lilla ma quasi, ed è fantastico, io adoro anche questo colore. Dicevo, quindi, per poter realizzare questo bomber che è una taglia S, io ho utilizzato tre di questi gomitoloni lavorando con l'uncinetto del numero 7. Ora, se siete una taglia S e lo volete fare un po' più lungo, potete sempre utilizzare tre gomitoli. Taglia M, se lo volete fare uguale al mio, tre gomitoli. Se lo volete fare un po' più lungo o ancora un po' più piegato qui sul davanti, vi consiglio quattro gomitoli. Taglia L, invece, quattro gomitoli. Come sempre, vi lascio in descrizione il link al mio sito Filati Elsa, da cui poter acquistare appunto questo fantastico filato. Se volete utilizzare un filato un po' più sottile, vi consiglio il Pirouette classico e anche in quel caso potete seguire tranquillamente le stesse misure che vi ho, cioè lo stesso quantitativo che vi ho dato. Ora andiamo a parlare di questo bomber, di come l'ho realizzato. Lo avete capito subito, è la tecnica granny, quindi si vanno a fare due parti, quella sinistra e quella destra, quella destra e quella sinistra uguali, si va a fare un esagono. Io però non ho fatto i gruppi con tre maglie alte, ma gruppi con due maglie alte. Si va poi a cucire a T e si va a fare la continuazione della manica lavorando in tondo, sia da questa parte e naturalmente da quest'altra parte. Una volta fatto ciò, si va a cucire dietro. In giro così lo vedete meglio, e una volta cucita anche le due parti insieme dietro, si va a fare la parte qui avanti che permette di girare attorno al collo e quindi di avere il collo bello caldo, ma anche di avere questo effetto che va un po' a scendere qui e a girarsi qua, in modo da tenere più ferma anche la giacca. In realtà potete poi anche chiuderla con una spilla, ma io preferisco tenerla aperta. Naturalmente potete fare il risvolto più grande, quindi ancora più avvolgente intorno al collo, quindi facendo più giri. Quindi, questa è la mia nuova creazione, qualcosa di semplice, veloce, ma comunque attuale, soprattutto per il filato che ho utilizzato, che è un po' più doppio. Infatti, come vi ho detto, ho lavorato con l'uncinetto il numero 7. Detto ciò, come sempre, se desiderate realizzarla, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncidental Donelsa, o sul gruppo Facebook La libertà di incidentare e spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate come Elsa Faccio. E noi ci vediamo poi con il prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca o bomber, io ho deciso di utilizzare il filato della DMC linea Pirouette XL, che è questo fantastico gomitolone da 200 grammi che misura 300 metri. Lavorerò con l'uncinetto numero 7 e io ho scelto il colore 1100. Andiamo a fare due rettangoli con la tecnica granny, andiamo a fare due pezzi, uno per il lato destro e uno per il lato sinistro, appunto, della nostra creazione. E inizieremo a lavorare con le mattonelle granny, che però sono esagonali, perché appunto per creare poi la nostra L, chiamiamola così, che ci sarà appunto il nostro pezzo, dobbiamo andare a fare un esagono, però dovremo fare due pezzi comunque uguali. Quindi andiamo a fare un anello magico. E andiamo a realizzare all'interno 6 gruppi di 2 maglie alte separate da una catenella. Quindi iniziamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Un attimo che mi tiro un po' di filo, eccomi, e quindi andiamo a fare il nostro primo gruppo di 2 maglie alte. Catenella, rientriamo, secondo gruppo. Una, due, catenella, rientriamo, terzo gruppo sempre di 2 maglie alte. Una, due, catenella, rientriamo, terzo, quarto gruppo, una e due, catenella, rientriamo, quinto gruppo. Scusate, mi tiro un po' il cerchio, quindi quinto gruppo, una, due, catenella, rientriamo, sesto e ultimo gruppo, sempre di 2 maglie alte, una e due,
tiro per chiudere l'anello magico e adesso posso andare a chiudere il giro. Entro nella terza catenella che chiudeva la mia prima maglia alta ed a fare una maglia bassa. A questo punto possiamo iniziare il secondo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientriamo dentro all'archetto creato con la maglia bassa e andiamo a fare un'altra maglia alta. Quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nell'archetto di una catenella successiva e vado a fare 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientro 2 maglie alte, una, due, e ricomincio da capo. Archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, due. Ancora andiamo nell'archetto successivo, 2 maglie alte, una, due, catenella, rientro 2 maglie alte. Questo ci serve per creare i nostri angoli, ne dovremo avere 6 in totale, quindi ancora catenella successiva, entriamo, andiamo a fare 2 maglie alte, catenella, rientriamo 2 maglie alte, andiamo nell'archetto successivo, di nuovo 2 maglie alte, catenella, rientriamo 2 maglie alte. Dobbiamo chiudere il giro, entriamo nel primo archetto dove abbiamo già lavorato, andiamo a fare 2 maglie alte, una e due. E per terminare il giro andiamo a fare catenella, entro nella terza catenella e vado a fare la mia maglia bassa. Terzo giro e andiamo a realizzare sempre 3 catenelle che sono stata prima maglia alta. Rientro un'altra maglia alta. Tra i due angoli, questo è un angolo e questo è un altro, quindi tra i due angoli vado a fare 2 maglie alte, una, due. Vado nell'angolo successivo e vado a fare il mio angolo, quindi 2 maglie alte, una, due. 2 catenelle, perché così allarghiamo un po' la lavorazione, e 2 maglie alte. Mi trovo tra i due angoli, 1 e 2, e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una e due. Vado dove ho l'angolo, invece vado a fare il mio angolo, quindi 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. Vado tra i due angoli, vado a fare le mie 2 maglie alte, una, e due. Come vedete vedere stiamo dando vita quindi al nostro esagono, quindi vado nell'angolo e di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, vado tra i due angoli e vado a fare 2 maglie alte, vado nell'angolo e di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. Voglio farvelo vedere bene per farvi vedere soprattutto quanto è facile andare a lavorare e quanto cresce velocemente la nostra lavorazione, proprio perché stiamo lavorando con un filato grosso e con l'uncinetto del numero 7. Quindi andiamo a fare il nostro angolo, 2 catenelle, rientriamo altre 2 maglie alte, andiamo a fare il gruppo di 2 maglie alte tra i due angoli del giro precedente ed entriamo alla fine nell'ultimo e andiamo a fare 2 maglie alte. Terminiamo sempre il giro, catenella, entriamo nella terza catenella e facciamo la maglia bassa. Andiamo a fare il nostro quarto giro, che è poi il giro che ripeteremo sempre perché ci permetterà appunto di andare ad allargare la lavorazione e di vedere che i lati tra gli angoli cresceranno sempre di più. Quindi sempre 3 catenelle, rientro nello stesso archetto, maglia alta.
vado tra l'angolo e il gruppo di 2 maglie alte, vado a fare 2 maglie alte, vado dopo l'archetto, dopo le 2 maglie alte, e vado a fare di nuovo 2 maglie alte. Mi trovo nell'angolo e quindi vado a fare il mio angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. E di nuovo, tra l'angolo e le 2 maglie alte vado a fare 2 maglie alte. Supero le 2 maglie alte e di nuovo vado a fare 2 maglie alte. E mi ritrovo nell'angolo, quindi di nuovo 2 maglie alte. 2 catenelle e rientro altre 2 maglie alte. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi tra l'angolo e il gruppo di 2 maglie alte del giro precedente vado a fare 2 maglie alte. Supero le 2 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte. Quindi vedete che la nostra lavorazione cresce sempre di più. Naturalmente nel giro successivo noi avremo sempre il nostro angolo, qui andiamo a fare 2 maglie alte, qui andiamo a fare 2 maglie alte, qui andiamo a fare 2 maglie alte e qui l'angolo. E continueremo a lavorare così, andando sempre ad aumentare, vedete che in ogni lato aumenterà sempre di una il nostro gruppo di 2 maglie alte. Qui ne abbiamo una, qui ne abbiamo due, nel giro successivo ne avremo 3, 1, 2, 3, nel quello successivo ne avremo 4. Io alla fine vi dirò naturalmente quanti giri sono andata a fare per poter arrivare a fare la mia... il mio esagono, che poi chiuderemo e lavoreremo sulla nostra forma a L. Allora, io ho terminato di fare il mio diciamo esagono, perché serati sì, e ho fatto un totale, partendo sempre dall'anello centrale, di 16 giri, e come grandezza per me va più che bene. Naturalmente taglia M vi consiglio di fare un giro in più, quindi 17, taglia L 2 giri in più, quindi 18 giri. Una volta fatto ciò, quindi pieghiamo il nostro esagono in modo da avere la parte sotto. Questo è il nostro lato, questa è la nostra manica. Adesso io continuerò, bisogna cucire la manica, ma io prima di cucire qua in alto voglio procedere alla lavorazione della manica e qui metterò soltanto dei marcapunti, perché voglio vedere, cucendo anche la manica, se per cucire i due pezzi che andrò a fare, perché dovevo fare lo stesso pezzo anche da quest'altra parte, se devo fare dei giri qui dietro, quindi non davanti ma dietro, per poter avere la mia giacca ancora più morbida, che scende un po' di più. Quindi adesso vado, vedete il filo non mi è finito, vado a lavorare la mia manica. Voi però potete anche spezzare il filo oppure cucire, però io vi consiglio di non cucire subito da qui, ma di lasciare qualche centimetro, quindi cucire magari fino a qui, in modo tale che il davanti non vi si chiuda, e andiamo a fare direttamente la manica. Per fare direttamente la manica, il continuo della nostra manica, andremo a lavorare in tondo. Io ho finito la mia al giro e quindi vado in questa maniera, vado sia nell'angolo qui che nell'angolo qua e vado a fare una mia maglia alta. Oh, scusate, non ho preso il filo, se no. Quindi prendo il filo, entro nell'angolo avanti e nell'angolo dall'altro lato e vado a fare la mia prima maglia alta. Riprendo il filo e vado a fare un'altra maglia alta. In questa maniera. E poi vado a lavorare normalmente, quindi vado tra ogni gruppo di 2 maglie alte e vado a lavorare 2 maglie alte e lavorerò in tondo, quindi una volta che arriverò qui farò una maglia bassissima per chiudere e poi continuerò di nuovo a lavorare maglie alte, 2 maglie alte tra i due gruppi di 2 maglie alte e continuerò così fino ad arrivare alla lunghezza desiderata della mia giacca. Della mia manica in questo caso, scusatemi. Quindi continuo a lavorare in questa maniera. Vi faccio vedere quindi come terminare il giro e come iniziare poi di nuovo il secondo giro. Sto terminando il giro, quindi invece di fare una maglia bassissima, entro sempre nella prima maglia alta. Scusatemi, eccomi, e vado a fare una maglia bassa. Poi vado a fare le mie 2 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro 3, un'altra maglia alta e poi procedo a lavorare normalmente. 2 maglie alte,
tra le due maglie alte del giro precedente. Continuo a lavorare in questa maniera e naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere il giro prima di arrivare alla lunghezza desiderata della mia manica. Allora, ho terminato di fare la mia manica e in totale io ho fatto 11 giri, quindi adesso vado a fare un altro rettangolo, cioè un altro esagono, perché sono 6 lati uguale, e farò anche lì la manica e poi vedremo per il fatto delle cuciture come cucire assieme i due pezzi. Allora, ho terminato anche il secondo rettangolo. Per quanto riguarda la cucitura qui il lato avanti, cioè della spalla, ho cucito per tutto lasciando libero soltanto le catenelle degli angoli sia avanti che dietro. Quindi ripeto, ho cucito per tutta la lunghezza della manica lasciando liberi soltanto le catenelle dei ventagli. Stessa cosa quindi da quest'altro lato, ho cucito tutta la manica lasciando liberi gli angoli dei ventagli. Per quanto riguarda dietro invece sono andato a cucire due rettangoli sempre con lo stesso filato, sempre con l'ago di lana dal basso verso l'alto. Anche in questo caso mi sono fermata lasciando liberi le due catenelle dei ventagli dietro e ho cucito quindi tutta questa parte. Adesso io voglio andare a continuare la lavorazione, però non sotto, perché la lunghezza mi piace com'è, ma lavorerò attorno sempre facendo lo stesso giro avanti e indietro attorno all'apertura della giacca, in modo tale che poi verrà una sorta di diciamo di scaldacollo, però che davanti poi farà questo effetto. Quindi lavoreremo questo giro, adesso vi faccio vedere come, sempre questa lavorazione avanti per tutta l'apertura avanti e dietro, quello che abbiamo lasciato qui aperto. Ok, quindi io parto proprio da qui, dalla parte bassa dell'apertura della mia giacca, quindi parto dalla parte bassa dove ho il mio angolo, l'archetto del coniglio con le catenelle, mi aggancio, lavoro sempre con l'uncinetto numero 7, mi aggancio dove ho la catenella, non la prima ma la seconda, questa è l'apertura della giacca sul davanti, e vado a lavorare in questa maniera, vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, prendo il filo, vado dove ho la prima del mio gruppo di 2 maglie alte, vado a fare un'altra maglia alta e adesso vado a lavorare normalmente tra i due gruppi di 2 maglie alte, vado a realizzare 2 maglie alte, continuo a lavorare in questa maniera. E una volta che sono arrivata nella parte alta vi faccio vedere come andare a lavorare. Per adesso continuo a lavorare normalmente facendo sempre 2 maglie alte tra i due gruppi di 2 maglie alte. Sono quindi arrivata nella parte alta della giacca e quindi vado a lavorare sempre qui dove ho l'angolo, vedete qui ho la cucitura della manica, dove ho le 2 catenelle vado a fare le mie 2 maglie alte, 1 2. Salto la cucitura della manica e vado direttamente nell'archetto dopo, vedete questa è la cucitura della manica, quindi salto, vado direttamente nella cucitura dopo, nell'archetto di dopo, vado sempre a fare le mie 2 maglie alte, mi trovo quindi nella cucitura dietro e in questo caso vado dove ho la cucitura a fare le mie 2 maglie alte. E qui ho di nuovo invece gli archetti di 2 catenelle, quindi entro nel primo e vado a fare sempre 2 maglie alte, qui ho il secondo e vado sempre a fare 2 maglie alte. E adesso continuo a lavorare normalmente, quindi vedete, adesso vi faccio vedere meglio, così si vede meglio, ecco vedete, io sto lavorando nella parte dietro e adesso torno a lavorare normalmente qui dall'altra parte opposta, lavorando sempre i gruppi di 2 maglie alte tra le 2 maglie alte, quindi continuo a lavorare in questa maniera scendendo fino a giù, vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi di nuovo lo stesso giro, ma naturalmente la lavorazione dovrà essere un attimo diversa per iniziare il giro, quindi io continuo a lavorare, ci vediamo alla fine del giro.
Allora, come vedete, sono arrivata alla parte finale del giro, quindi vado dove ho la seconda maglia alta prima del mio angolo e vado a fare una maglia alta. Entro nella prima catenella e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il giro. Adesso, per girare la lavorazione, andremo a fare in questa maniera: 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, e poi vado direttamente a lavorare i gruppi di 2 maglie alte tra le 2 maglie alte. Quindi, quando dovrò terminare il mio giro da quest'altro lato, scusate, lo recupero un attimo, eccomi. Finirò quindi con 2 maglie alte tra gli ultimi 2 gruppi e una maglia alta sopra la maglia alta, e poi ricomincerò da capo: maglia alta sopra maglia alta, una maglia alta tra la maglia alta e 2 gruppi di 2 maglie alte. Comunque dopo ve lo faccio vedere una volta lavorato, e continuo a fare questi giri per quanto non lo so, penso che almeno 4 giri li farò, quindi vi faccio sapere naturalmente quanti giri andrò a fare. Quindi io adesso continuo la lavorazione, vedete, nel giro successivo io andrò a fare maglia alta sopra maglia alta, una maglia alta tra la maglia alta e 2 gruppi di 2 maglie alte, e poi lavoro normalmente 2 maglie alte sopra ogni gruppo di 2 maglie alte. Dopo, comunque, una volta che l'ho fatto, ve lo faccio vedere bene, così mi siete più si capisce meglio. Comunque, vedete, verrà maglia alta sopra maglia alta e una maglia qui in corrispondenza di questa. E si lavorano questi giri. Io penso di farne 4, forse magari 5, comunque vi dirò quanti giri sono andata a fare. Allora, io ho terminato di fare anche l'apertura, quindi, della mia giacca. Ho ripetuto i giri 5 volte. Vedete, come vi ho fatto vedere, qui si inizia con 2 maglie alte, una maglia alta, 2 maglie alte, e ho fatto in totale 5 giri, e come apertura per me va benissimo. Per le taglie più grandi io vi consiglio di fare un giro in più per una taglia M, 2 giri in più per una taglia L. Non ho allungato sotto, come vi ho detto, mi piaceva il fatto che fosse una giacca corta, però se voi volete allungare sotto, una cosa forse non vi ho detto prima, quindi ve la dico adesso, scusate il ritardo, è di fare prima dei giri sotto e poi fate l'apertura della vostra maglia, della vostra giacca. Quindi la nostra giacca è terminata.